Nella scuola la raccolta differenziata è ben organizzata. Ogni classe ha i suoi bidoni piccoli: giallo carta, blu plastica, marrone umido, verde vetro, verde più scuro, lattine e secco. Gli insegnanti e le assistenti hanno l'incarico di svuotare i bidoni piccoli nei bidoni più grandi. Gli alunni e le alunne a volte sono superficiali e non differenziano bene, interrompendo così il ciclo virtuoso della raccolta dei rifiuti. Frugando nei cestini della zona ristoro, abbiamo notato che le maestre alcune volte buttano il bicchierino del caffè nel bidone sbagliato. Altro punto debole sono i fazzolettini usati, spesso riposti nel bidone della carta, sbagliato. Le penne e i pastelli si devono buttare nel secco. Le cartucce per stampanti sono rifiuti speciali che vengono ritirati dagli operai. In una settimana si accumulano minimo 7 bidoni grandi di spazzatura. La scuola ha il vantaggio di essere alimentata con i pannelli fotovoltaici che sono stati installati circa 7 anni fa. Tutte le classi differenziano bene la spazzatura? Penso di sì. Sì, lo fanno. Sì, assolutamente tutte le classi hanno imparato a differenziare bene la spazzatura. Tutte le classi differenziano bene la spazzatura? Nella nostra scuola? Io penso di sì. Non sempre, perché talvolta nel contenitore della carta troviamo pezzi di plastica e nel contenitore della plastica troviamo pezzi di carta. Dove vanno a finire gli scarti alimentari? Nell'umido. Gli scarti alimentari nell'umido, nel differenziato dell'umido, e poi normalmente vengono dall'umido si fa il terriccio che viene usato per le piante. Allora, gli scarti alimentari vanno nel contenitore di color marrone, quindi i bambini hanno proprio imparato, guardando il colore, a riconoscere anche il contenitore. Come funziona la raccolta differenziata a scuola? Allora, abbiamo 3 cestini, uno marrone che serve per l'umido, uno giallo che serve per la carta e uno blu per la plastica. Qui a scuola, in ogni classe, noi stiamo attenti a mettere i rifiuti nei vari contenitori e poi quotidianamente il personale, i collaboratori, quindi i bidelli, passano a ritirare e svuotano i contenitori in quelli più grandi, perché poi vengono portati fuori per essere raccolti. A scuola funziona che ogni classe ha 3 contenitori. Uno per l'umido, uno per la plastica e uno per la carta. I bambini e la maestra dividono le varie cose da buttare via, poi la sera noi passiamo con i contenitori più grandi e buttiamo tutto nei contenitori più grandi, in modo che si abbiano sempre contenitori liberi per buttare altra spazzatura. I bambini e le bambine smistano bene i rifiuti? Nelle classi in cui io sono presente, sì, cercano di fare il possibile. Non sempre, alle volte, forse magari per i più piccolini. I più piccolini vanno indirizzati, vanno aiutati un attimino di più. I bambini e le bambine smistano bene i rifiuti? Benissimo, sì. Insomma, a volte succede che troviamo, per esempio, della plastica nel contenitore della carta e viceversa. È corretto che gli alunni buttano i fazzolettini usati nella carta? Non penso. È corretto che gli alunni buttino i fazzoletti usati nella carta? No, non è corretto, vanno buttati nell'umido. I fazzolettini usati di solito noi li facciamo buttare nella frazione organica, soprattutto se sono asciugati le manine, queste cose così, nell'umido li facciamo mettere. E se sono sporchi, bagnati, vanno nell'umido, giusto? Se invece sono asciutti, diciamo, vanno nella carta. Quanta spazzatura si accumula in una settimana? Non te lo so dire, tanta. Quale tipo di spazzatura si accumula di più nelle classi? È la plastica e la carta. La carta, sì, in assoluto la carta. Le posate usa e getta della mensa vanno messe nella plastica? Sì, noi solitamente nella plastica. Mi sembra di no quelle della mensa. Sì, invece, sì. Sì, sì, perché sono cambiate le, è vero. Si utilizza carta riciclata per fare le fotocopie? No, non sarebbe l'ideale utilizzarla soprattutto per fotocopie che non hanno una grande importanza,
però generalmente utilizziamo le risme nuove, i fogli delle risme nuove. Sì, a volte sì, dipende. Si utilizza carta riciclata per fare le fotocopie? A volte. Qual è la fonte energetica di questa scuola? Qui abbiamo il fotovoltaico, sì, è presente. Qual è la fonte energetica di questa scuola? Cosa abbiamo? Abbiamo fotovoltaico, sì. Qual è la fonte energetica di questa scuola? La fonte energetica di questa scuola, l'elettricità, la luce.